Eccola. E finisce infatti il primo tempo 1-0 Fiorentina, assolutamente meritato, forse perfino stretto. Linea la regia. Da soffrire sicuramente, soprattutto si rimangono un po' sul gol, quei due gol che andavano fatti nel primo tempo, quelle due occasioni straordinarie, quei due colpi di testa, ma poi anche il tiro di Mandragora da fuori con la forza un po' spalancata. Il dominio che c'è stato assoluto nel primo tempo ha fruttato soltanto un gol, e questo speriamo non incida sulla partita, ma io ho negli occhi la Fiorentina nel primo tempo e deve tornare quella. Ora sicuramente Nico Gonzalo è stato sostituito per problemi fisici, Iconè non è entrato ancora in partita, questo è un altro problema, perché Nico aiutava moltissimo anche a raddoppiare nella fase difensiva su Caiodo. La Fiorentina nel secondo tempo ha un ritmo molto più basso. Non temo nulla, nel senso che però in questo momento la Roma doveva reagire in qualche modo, però la Fiorentina è in campo, è tranquilla, serena, fa il suo gioco, non sono preoccupato. Grazie Enzo, ci siamo a fine partita, dodicesimo. Ammonito Bonaventura. Appunto, dodicesimo del secondo tempo. Bonaventura c'ha questi scatti incomprensibili, ha tirato un calcio a Paredes senza che il pallone ci fosse ripreso. Calcetto. Sì, intanto Dybala, il passaggio in mezzo per fortuna gol. Niente. Per fortuna non tubo. E Sharawi, 1-1. La grande azione di Dybala e la Roma ha pareggiato. Cross da ha fintato il tiro, ha aperto e Aouar ha segnato. C'è stato su questo cross una deviazione, è arrivata proprio in testa, proprio. Sì. Lucio. Però ragazzi, lì nessuno si sgancia per andare a coprire su Dybala, è veramente un errore. Poi fortunato, non c'è dubbio che la deviazione gli mette la palla sulla testa. Martino Pezzi ha rincorso Dybala per 20 metri, non poteva fare fallo perché da dietro lì non si può far fallo, ma uno si deve sganciare, deve andare a contrastare Dybala. Poi dopo, ripeto, la Roma è stata fortunata perché la deviazione ha portato veramente il pallone sulla testa del giocatore africano della Roma, però sinceramente la Fiorentina non è stata attenta. 1-1, tredicesimo del secondo tempo, cambia il risultato, sottolineo anche purtroppo ancora una volta l'ingenuità di Bonaventura, perché lì ragazzi, al di là della disfida, la palla l'hai già data via, ha dato una pedata praticamente a palla lontana a Paredes, scatta in automatico il cartellino giallo, peccato. Sì, allora non credo che Duncan vada a sinistra, credo che si è infoltito il centrocampo. Ma, secondo me sì, un centrocampista in più. Non credo nemmeno io che Duncan sia. Intanto il pallone finisce nella zona di Llorente che lo allontana. Infatti, siamo nella metà campo della Roma, palla recuperata. Tanto a sinistra ci va Bonaventura, mi sembra. Però adesso c'è anche Duncan. Sì, ma hai visto, Jack comunque è uno che tra le linee si muove tanto. E adesso perde il pallone, bravo, la Fiorentina, ma la recupera con l'avventura benissimo per Belotti. Rigore. Belotti grandioso. Rigore su Paredes che potrebbe anche essere ammonito. Sì, ma è ammonito. Non l'ha ammonito però. L'ha tirato per la maglia, l'ha messo giù, però non l'ha ammonito. Perché non l'ha ammonito? Non capisco perché. Bravissimo Belotti, sì, ma bravissimo perché ha fatto una finta. Guarda, fa una finta di corpo, vedi? Poi lo giro, lo piglio per la maglia. È da munizione. Che da munizione, sì, vedrai. Ma poi c'è stato l'intercetto di Bonaventura che è stato fantastico. Questo è da munizione tutta la vita. Ma scusa, poco fa, no? Baldanzi ha tirato la maglia a centrocampo a Bonaventura, è stato ammonito. Infatti, e ora perché? Vabbè, non è stato ammonito? Calcio di rigore per la Fiorentina, certo, no, se è un ammonizio, chi lo batte? Biraghi. Batte Biraghi. Perché lo batte Belotti? Vabbè. Guarda, hanno inquadrato Belotti che forse rivolgendosi forse proprio a Biraghi diceva vai, battilo te, vai. Vai, battilo te. Boh, vabbè. Allora, esce Paredes, la prossima. Boh, però graziato, Io non le capisco. Non riesco a comprendere perché. Non capisco. Direzione gara, Ferraresso eccellente, Pellegrini a sua volta. Non lo capisco nemmeno io perché. Comunque, calcio di rigore per la Fiorentina a 11 minuti dal termine. Spinazzola al posto di Paredes e Biraghi che sta per battere il calcio di rigore. Allora, Biraghi. Diamo Cristiano. Biraghi contro Svilar, Biraghi parato. È una maledizione sotto. No, vabbè, ma non ha battuto malissimo anche stavolta. Ma perché non. Boh. Cioè Belotti ha battuto uno però lo sbagliò, ma uno lo fece agli europei. Perché? Dai, ragazzi, sta diventando una maledizione, ragazzi, sti rigori. L'ha battuto malissimo. Mi ha indovinato il lato. Sì,
cioè battuto peggio, sì, sì, diciamo che l'aveva battuto peggio sicuramente Nico Gonzalez con l'Inter, ha trovato l'angolo, il portiere ha intuito l'angolo e l'ha parato. Ma 10 minuti al termine, ci siamo ancora una volta mangiati un calcio di rigore. Peccato perché la chiudevi, è il quinto praticamente, manca, pensi il conto, la chiudevi, Gonzalez, la chiudevi, uno Bonaventura, uno sono Biraghi, quattro in campionato e uno in Supercoppa, sono cinque rigori di fila, ragazzi, angolo, sono tanti, fallo di dai andiamo, ora andiamo Milenkovic, calcio punizione in favore o di Mandragora, comunque calcio punizione in favore della Roma. Duccio, ultimo minuto di gioco, siamo al 94, si durerà fino al 95esimo, sta per battere Pellegrini il corner, palla corta, allontana Zola, va bene così, poi c'è l'anticipo, non ti far anticipare, e quindi ancora la Roma con Pellegrini, altro cross in mezzo, colpo di testa a schiacciare, no, la conclusione, gol, no, no, Llorente si è visto subito, ragazzi, si è visto subito, 2-2, mata, ragazzi, vabbè, vabbè, te l'ho detto subito, primo gol in Serie A, peccato, peccato, ragazzi, peccato, perché veramente peccato, è un peccato, è un peccato, è un peccato, però se non segni i calci di rigore, se non ti buttano fuori per rete, certo, chi allontana Zola, non regge il pallone Arthur, c'è Pellegrini che tiene palla, la mette in mezzo, guarda, io c'è qui, l'assist, qui ho urlato, indica, qui e ho poi urlato, la chiusura per Llorente, che è molto bravo, che gol ha fatto questo, bello, c'è anche un po' una deviazione di no, non credo, la tocca anche Ranieri, guarda un pochino, sì, ma comunque è un gran gol, no, no, sì, sì, per l'amor di Dio, però dico, a vista, a volte la tocchi, la palla si impenna, no, Duccio, peccato, ragazzi, veramente gelato lo stadio del Termio Franchi, qui tutti è finito, è finita ora, i tifosi, sì, è finita adesso, giocatori a terra, mani nei capelli per Biraghi, Milenkovic a terra, disperato Ranieri, disperava anche Italiano, ragazzi, se l'è presa con tutti, veramente sta andando via, ora va a salutare De Rossi, va a salutare veramente gli arbitri, ma questa fa male, questa fa malissimo, fa malissimo, fa veramente male questa partita. Ah, di questa sconfitta, stavi per dire. La Roma festeggia, De Rossi al gol ha festeggiato come se avesse fatto un gol in finale di Champions League, cioè, mamma mia, che cosa. Vina la regia e poi il commento del bomber.